Vediamo il metà tempo dell'atleta dell'Alto Ceccato. Eccolo, via via raggiungere il traguardo, cronometro chiuso con il tempo di 29.76. Deve far regolare per questa seconda batteria. Leggermente avanti l'atleta dell'Ampi Line. Vediamo se sarà così anche il cronometro. 18.514 per Luca Siviglia, 19.165 per Alessandro Pezzanti. In position. Paternese leggermente più avanti. Bingo! Vai. 18.856 per Tommaso Mascazzini, 19.168 per Jacopo Burciano. In position. 7. Leggermente avanti la data del Bellusco. Finale con il tempo di 18.510 per la data del Bellusco, 19.439 per Mattia Siri. Vediamo la finale, 18.822 per Damiano Galliazzo, 20.191 per Elia Carraro. In position. 7. Birotter leggermente più avanti al metà giro. Vediamo se sarà così alla finale al cronometro. 18.864 per Annibale San Giorgi, 19.368 per Gabriele Pesani. In position. 7. Leggermente avanti l'atleta della Paternese. Vediamo il finale. 19.785 per Cristian Vignazza, 20.564 per Matteo Moretti. 7. .667 per Leonardo Bossi, 19.172 per Davide Virginio Previ. Per Cristian Scassellotti, 18.567 per Leonardo Spessotto. In position. 7.
Attenzione alla caduta. Facciamo un bel applauso all'atleta dello Spinea Filippo Salvalaio, che va comunque a chiudere la sua prestazione, intanto il tempo di 18.510 di Francesco Bertolo, mentre l'atleta dello Spinea chiude a 24.605. Allora, per me Darwin è... Quindi Filippo Salvalaio con l'atleta dello Spinea che va a recuperare la sua prova cronometrica. Cronometro chiuso in 18.883.